quando partirai, diretto a Itaca, che il tuo viaggio sia lungo, ricco di avventure e di conoscenza. Non temere i destrigoni e i ciclopi, né il furioso Poseidone. Durante il cammino non li incontrerai, se il pensiero sarà elevato, se l'emozione non abbandonerà mai il tuo corpo e il tuo spirito. I lestrigoni e i ciclopi e il furioso Poseidone non saranno sul tuo cammino se li porterai con te nell'anima, se la tua anima non li porrà davanti ai tuoi passi. Spero che la tua strada sia lunga, che siano molte le mattine d'estate, che il piacere di vedere i primi porri ti arrechi una gioia mai provata. Cerca di visitare gli empori della Francia e raccogli ciò che vedi meglio. Vai nelle città dell'Egitto, apprendi da un popolo che ha tanto da insegnare. Non perdere di vista Itaca, perché giungervi è il tuo destino. Non affrettare i tuoi passi. È meglio che il viaggio duri molti anni e la tua nave getti l'ancora sull'isola quando ti sarai arricchito di ciò che hai conosciuto nel tuo cammino. Non aspettarti che Itaca ti dia altre ricchezze. Itaca ti ha già dato un bel viaggio. Senza Itaca tu non saresti mai partito. Essa ti ha già dato tutto e null'altro può darti. Se infine troverai che Itaca è povera, non pensare che ti abbia ingannato, perché sei diventato saggio, hai vissuto una vita intensa e questo è il significato di Itaca. Aspettando i barbari di Constantin Cavafis. Che cosa aspettiamo così riuniti sulla piazza? Stanno per arrivare i barbari oggi. Perché un tal marasma al Senato? Perché i senatori restano senza legiferare? È che i barbari arrivano oggi. Che leggi voterebbero i senatori? Quando verranno i barbari faranno la legge? Perché il nostro imperatore, levatosi sin dall'aurora, siede su un baldacchino alle porte della città, solenne e con la corona in testa? È che i barbari arrivano oggi. L'imperatore si appresta a ricevere il loro capo e gli ha perfino fatto preparare una pergamena che gli concede appellazioni onorifiche e titoli, perché si adornano di braccialetti d'ametista e di anelli scintillanti, di brillanti, perché portano i loro bastoni preziosi e finemente cesellati. È perché i barbari arrivano oggi. E questi oggetti costosi abbagliano i barbari. Perché i nostri abili retori non perorano con la loro consueta eloquenza? È perché i barbari arrivano oggi. Loro non apprezzano le belle frasi, né i lunghi discorsi. E perché all'improvviso
questa inquietudine e questo sconvolgimento. Come sono divenuti gravi i volti. Perché le strade e le piazze si svuotano così in fretta? E perché rientrano tutti a casa con un'aria così triste? È che è scesa la notte e i barbari non arrivano. E della gente è venuta dalle frontiere dicendo che non ci sono affatto barbari. E ora, che sarà di noi senza barbari? Loro erano comunque una soluzione. Aspettando i le grandezze paventa anima, le ambizioni se vincerle non puoi secondale, ma sempre cautelosa, esitante. Quanto più in alto sali, tanto più scruta e bada. E quando all'acme sarà giunto, ormai, Cesare, quando prenderai figura d'uomo così famoso, allora bada, quando cospicuo incedi per via col tuo corteggio. Se mai di tra la massa ti s'accosti un qualche Artemidoro con uno scritto in mano e dica in fretta: leggi questo subito, è cosa di importanza e ti riguarda, allora non mancare di fermarti, non mancare di differire colloqui e lavori, di rimuovere i tanti che al saluto si prostrano. Più tardi rivedrai. Anche il Senato aspetti. E leggi subito il grave scritto che ti reca Artemidoro. Andai, non conobbi legami, allo sbaraglio andai, a godimenti, ora reali e ora turbinanti nell'anima, andai, dentro la notte, illuminata, ma beverai dei più gagliardi vini, quali bevono i prodi del piacere. Brame, corpi belli di morti che vecchiezza non colse, li chiusero con lacrime in mausolei preziosi, con gelsomini ai piedi e al capo rose. Tali sono le brame che trascorsero inadempiute, senza voluttuose notti, senza mattini luminosi.
candelabro, una camera piccola e vuota, ivi s'accampa fra quattro mura nude, con un verde parato, un candelabro splendido, divampa e brucia, dentro ciascuna sua vampa, una lascivia, un impeto di lascivo calore. Nella piccola camera che il candelabro allieta del suo gagliardo, vivido lume riverberato, quella fiamma è del tutto inconsueta. Non è per una carne vile e vieta la forte voluttà di quell'ardore. Chi fece il gran rifiuto? Arriva per taluni un giorno, un'ora, in cui devono dire il grande sì o il grande no. Subito appare chi ha pronto il sì, lo dice e sale ancora nella propria certezza e nella stima. Chi negò non si pente, ancora no. Se richiesto, direbbe, eppure il no, il giusto no, per sempre lo rovina. Comprensione. Anni di giovinezza, anni di voluttà. Come ne scorgo chiaramente il senso. Quanti rimorsi inutili, superflui. Ma il senso mi sfuggiva allora. Nella mia giovinezza scioperata si formavano intenti di poesia. Si profilava l'ambito dell'arte, perciò così precari i miei rimorsi e gli impegni di vincermi e mutare, che duravano al più 2 settimane.